cielo e terra, acqua e fuoco, lago e colline, viti e cipressi, grano e vino, orme di una civiltà millenaria che si perde nella notte dei tempi, ma che non si dimentica di lasciare testimonianze di una storia che prima fu etrusca, poi romana ed infine cristiana. Chiusi, città di circa 9.000 abitanti, è posta sul più orientale di quei tre colli che chiudono a sud della Val di Chiana, là dove questa confina con l'Umbria e con il Lazio. Terra, acqua e fuoco, il fango si ammanta di splendore ed abbiamo la ceramica. Il sottile filo della tradizione artistica lega magicamente il passato al presente. Gusto della vita, che oggi come ieri si esprime nei piaceri della tavola, nelle gioie del talamo nuziale, nel godimento estetico di quell'arte etrusca che esplose altrove e molto più tardi nel rigoglio rinascimentale. Il Museo Nazionale, la necropoli etrusca in gran parte da scoprire, gli scavi ancora in corso del Petriolo e di Poggio Gaiella sono scrigni preziosi della civiltà etrusca. Romani e Longobardi lasciarono segni del loro passaggio che oggi si ritrovano nelle cisterne sotterranee, nelle torri e nelle colonne. I cipressi mitigano l'esuberanza del paesaggio e quasi rendono palpabile il connubio tra terra e cielo. È una terra di martiri, dove il cristianesimo si impiantò sin dal secondo secolo. Le due mistiche catacombe di Santa Mustiola e di Santa Caterina delle Ruote, la vetusta cattedrale di San Secondiano, le chiese di Santa Maria Novella, San Francesco, Santa Pollinare e gli splendidi codici miniati benedettini custoditi nel museo della cattedrale raccontano una storia che abbraccia 2000 anni di cristianesimo e si proietta nel futuro. Lo sguardo al cielo e i piedi sulla terra, per non dimenticare la propria identità. La storia si ammanta di mistero e diventa leggenda. Nel mondo del razionale, chiusi scopre se stessa e il suo mistero, scavando nella terra fatta di tufo e di sassi, ed appare il labirinto di Porsenna. Itinerario sotterraneo fantastico, unico al mondo, metafora di una mistica ascesi intesa a riscoprire la propria identità perduta. Itinerario che, dopo aver toccato le arcane volte della cisterna etrusco-romana, sale nuovamente in alto, a somiglianza della commedia dantesca, a scoprire gli orizzonti estremi che si scorgono dalla torre di San Secondiano. Terra e cielo, cielo e terra, ed il cerchio si chiude, svelando il mistero di un paese che sa di poesia.